Dio, Dio. E uno. Avanti. Luce. Bel blu. Manca il led. Dove ti raccomando? Qua. Ci siamo. A quest'ora io dovevo essere in vacanza. Ma invece eccomi qua, miei cari. Io sono Bob e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di... Sì, avete vinto voi. Japan Uncensored. Metto 100 mani avanti, però non ci saranno sventolì di anguille o avvenenti Java Idol in questo video. Oggi parliamo di un fenomeno legato sì alla sessualità giapponese, ma in maniera un po' più ampia, che può aiutarci a comprendere meglio il funzionamento di un settore che a voi zozzoni so interessare molto, quello dell'intrattenimento notturno. Bando alle ciance allora, mettetevi comodi e preparatevi a partire per le strade di Kabukicho, Umeda, Namba, insomma, tra le abbaglianti strade dei quartieri notturni del Sollevante. Nel video sul lavoro, uscito ormai anni fa ma esploso senza apparente motivo in questi ultimi giorni, vi ho parlato di un fenomeno da voi molto discusso nei commenti, quello del nomikai. Per il nomikai, quando dopo una lunga giornata stancante di lavoro e straordinari vorreste solo spegnere il PC dell'ufficio e darvi in pasto alle fiamme, può accadere invece che il vostro capo vi chieda: "Oi Nani, allora? Nomikai?" Questo invito solitamente è la tipica offerta che non si può rifiutare, dato che si ritiene essere un'usanza di forte spessore per gli equilibri interni di un'azienda giapponese. Partendo proprio da questo concetto, vediamo come si sviluppa una serata tipo e dove può portare. E ve lo spoilerò già da ora, la destinazione è quella che vi ha portato a cliccare su questo video. Finita la giornata estenuante, un gruppo di salaryman viene selezionato accuratamente per accompagnare il boss a sfasciarsi per locali. Così, usciti dall'azienda, si dirigono ad un comodo izakaya dove stuzzica qualcosa e iniziare ad infarinare bene lo stomaco per la serata con un paio di birre. Non contenti delle già poche ore di sonno preventivate dopo questa bravata, terminata la cena si dirigono dove il divertimento può continuare per tutta la notte. Giungono quindi in un localino esclusivo, ben arredato, di classe, dove vengono accompagnati al tavolo e gli vengono serviti alcolici un po' più strong, con un servizio degno del luogo raffinato in cui si trovano. Intorno a loro altri tavoli sono riempiti da altrettanti gruppi di boss e dipendenti, che bevono e ridono a gran voce, ma ognuno di questi branchi resta ben isolato dagli altri. Sono un po' come tanti clan riuniti in una stessa stanza per venerare il kami del divertimento. Il tasso alcolico si alza e con esso la tipica rigidità dei rapporti d'ufficio viene via via scemando. Così il rapporto tra boss e dipendenti viene gradualmente sostituito da cameratismo e discorsi incentrati su argomenti frivoli. Mentre ormai ogni barriera lavorativa è stata demolita a cannonate di whisky, il tavolo riceve una piacevole visita. Una bella fanciulla ben vestita si accomoda con loro e si siede accanto al boss. Questa, mostrando di ricordarsi dell'uomo, inizia a scherzare con lui, a rimembrare momenti passati assieme in quello stesso locale, a toccargli le spalle e le mani, riempiendo il suo petto d'orgoglio e i bicchieri dei suoi dipendenti distratti dalla situazione con dell'altro alcol. La serata poi prosegue in scioltezza, gli uomini ormai biascicano come nonno Luciano al terzo bianchino, ridono, applaudono alle battute sconce dei colleghi, fanno casino e perdono il conto di quanti bicchieri ormai hanno sul conto. Ma questo non è assolutamente un problema loro, perché d'altronde la serata è offerta dall'azienda, che vede in questo tipo di attività extra lavorative un modo per rafforzare i rapporti sociali tra i dipendenti, lasciandoli comportare da uomini, creando complicità al di fuori delle barriere sociali e aziendali in questo modo primitivo. Questo tipo di attività nello specifico viene chiamata settai se svolta nei confronti di un cliente dell'azienda, diciamo se ce lo si vuole impastare per bene per fargli firmare un bel contrattino, o tsukiai se si parla invece di un'uscita tra colleghi, e ha visto il suo boom durante la crescita economica giapponese del dopoguerra, in particolar modo sul finire degli anni 60. In questo periodo di estrema cuccagna, le aziende hanno inserito nei loro budget annuali delle voci dedicate all'intrattenimento dei lavoratori, che vengono chiamate settaihi o kosaihi, dove hi sta per spese e kosai indica il socializzare strettamente legato agli affari. Il principio alla base di questo settai è proprio quello di saldare i rapporti con i clienti e i colleghi tramite attività extralavorative, come ristoranti, giornate in esterna o per l'appunto locali come quelli appena descritti, che prendono il nome di Hostess Club, che molti di voi avranno visto sicuramente in un'infinità di produzioni nipponiche. Insomma, sono quei localini dove un uomo, generalmente nei film un yakuza, si siede al centro e viene contornato da belle ragazze che gli servono da bere fino a fargli dimenticare anche il suo nome. Gli Hostess Club sono nati a Tokyo nel 1966, quando nella città se ne potevano contare all'incirca 200, con prezzi stimati a notte tra l'altro abbastanza alti, pari a 500-600 euro, e questo loro spuntare come funghi rispondeva all'esigenza degli uomini di cercarsi belle donne senza doversi accollare l'onere del corteggiamento. Insomma, un po' una teoria pay to win. Questi locali
locali fanno parte della cosiddetta Mizo Shobai, il business dell'acqua, in cui è possibile collocare anche altre attività del genere con le relative tipologie di lavori per queste ragazze, ma dove di acqua ne scorre ben poca. Nel Mizo Shobai infatti possiamo trovare bariste, esperti in mixologia, cantanti jazz, cameriere che servono ai tavoli prendendo un po' di aria sotto la gonna, chiamate Nopan Kissa, o le vostre tanto amate Sop Girls, impiegate nelle Sopland ed incaricate di insaponare per bene ogni centimetro dei loro clienti. Gli hostess club tuttavia si differenziano da questo tipo di attività e il tipo di servizio fornito varia molto da locale a locale. Principalmente però rientrano in due macro categorie, i kurabu e i kyabakura, quindi andiamo a scoprire insieme in cosa consistono. Questa mi è uscita molto come se stessi per vendervi un set di pentole. Partiamo quindi dai kurabu. In questi locali il cliente è legato ad una singola hostess, sia questa la ragazza scelta da lui o scelta dalla mamma, una donna più anziana che solitamente si occupa di gestire le ragazze, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in un kurabu o in un kyabakura. La mamma c'è in entrambi i casi, è il generale a cui le hostess devono fare rapporto a fine missione. Affiancato da questa ragazza, quindi, il cliente farà riferimento solo a lei e quando si recherà nuovamente nel locale chiamerà in anticipo per sapere se questa è disponibile. Questo tipo di rapporto non è tuttavia esclusivo. Mentre la hostess di riferimento resta sempre la stessa, allo stesso tavolo possono comunque sedersi altre cameriere, portando a situazioni in cui il cliente si trova letteralmente circondato da belle ragazze che continuano a riempirgli il bicchiere e lo stroncano a merda tra flirt e risatine. Ovviamente è questa la feature che ha fatto esplodere la fama dei kurabu, mica scemi sti giapponesi. Nei kyabakura, invece, questa esclusività va un po' a perdersi, permettendo al cliente di passare ogni serata con una ragazza diversa, dove la ragazza prende il nome di Kyabajo e spesso utilizza un nome fittizio, detto Genjina. Non solo, ma nell'arco della sua permanenza, questo potrà vedere diverse hostess a rotazione, ma tassativamente non più di una per volta. Se una ragazza poi dovesse provare simpatia per qualcuno in particolare, sarà poi lei a far richiesta alla mamma di passare il resto della serata con lui. Ovviamente l'avrete già capito da soli, anche questa è una tattica per far sentire il cliente più apprezzato e per illuderlo di aver instaurato un legame speciale con la sua hostess. Qua parliamo di alto marketing esagerato. Le ragazze dal canto loro fanno di tutto per alimentare questa illusione, si presentano ben truccate, ben vestite, con un portamento di classe, cercando di rappresentare la ragazza da sogno di ogni cliente. Quella della hostess, quindi, con questo ostentato tentativo di compiacere l'uomo, viene immancabilmente associata ad una figura ben più famosa in Occidente, ovvero quella della geisha. Sebbene io abbia intenzione di approfondire l'argomento in un video dedicato, dato che siete stati in tanti a chiedermelo, quello che sicuramente tutti sappiamo è che la geisha era una figura femminile molto ricercata tra gli uomini giapponesi abbienti. Queste giovani ragazze, spesso vendute dalle proprie famiglie povere e ridotte in schiavitù, venivano cresciute con il solo obiettivo di compiacere gli uomini ed erano addestrate nell'arte della conversazione e della danza, strumenti che l'avrebbero fatte salire in graduatoria agli occhi della borghesia maschile. Tuttavia, sembrerebbe esserci ancora una grossa differenza tra la geisha e la hostess, e questa risiede nei rapporti sessuali coi clienti. Se è vero che un hostess club proibisce lo svolgersi di scambi sessuali tra le ragazze e i clienti, esistono tuttavia diversi casi in cui questo divieto viene meno. Spesso infatti a svolgere questo mestiere sono donne che hanno un gran bisogno di denaro, a volte per pagarsi gli studi, a volte per compensare lavori part-time sottopagati, o addirittura per pagare la scuola ai figli, e che di conseguenza finiscono per non disdegnare qualche yen extra a fine mese. Ed è proprio questo che porta alcune hostess ad accettare proposte sessuali dai loro clienti, ad allontanarsi con loro dal locale e a svolgere la pratica in love hotel vicini, contribuendo all'immaginario collettivo che vuole gli hostess club come luoghi dove la prostituzione è silenziosamente consentita. Ah, poveri, poveri hostess club, vittime di queste ragazze che ne macchiano la reputazione. No, ovviamente sto scherzando, gli hostess club non sono certo le povere vittime del comportamento birbante delle ragazze che ci lavorano, ma anzi, tutt'altro, sono i primi ad incentivare appuntamenti a pagamento con i clienti al di fuori della struttura, i cosiddetti dohan. Questi dohan si ritengono fondamentali per lo sviluppo del rapporto tra cliente e hostess club, una sorta di metodo di fidelizzazione attraverso il sesso, un po' come i punti fragola all'Esselunga, ma con in palio... vabbè. Avete capito. Tra i guadagni del locale e di queste attività illecite, una hostess molto quotata può arrivare a guadagnare fino a 100.000 euro al mese, anche se ovviamente parliamo di poche stelle del settore, a cui molte ragazze aspirano, come i giovani calciatori guardano i giocatori di Serie A, sognando di giocare nei loro stessi stadi pieni di tifosi. Ma come ben sappiamo, molti di questi aspiranti finiscono invece per giocare a calcetto con i colleghi il mercoledì sera, e così, anche per le hostess, molto più verosimilmente il guadagno medio si aggira attorno agli 80-100 euro all'ora, che comunque sono una gran quantità di soldi. D'altronde, per delle giovani ragazze, quali altri lavori potrebbero offrire guadagni così alti in così breve tempo? E se questo è vero per le ragazze giapponesi, lo è ancor di più per quelle straniere, per le quali la domanda è
molto molto alta. Perché si sa, il gaijin è tale solo finché non c'è un interesse di mezzo. Ci sono però delle grandi complicazioni in questo caso, perché ottenere un visto lavorativo è molto difficile. Così diverse ragazze decidono di lavorare illegalmente nei locali notturni. Laddove c'è lavoro illegale, tuttavia, sappiamo che purtroppo c'è anche una massiccia dose di sfruttamento e gli hostess club non sono certo da meno. Molte di queste attività, infatti, tendono a scavalcare i diritti delle ragazze e spingere l'acceleratore laddove sanno che non ci saranno diritti a tirare il freno a mano in piena autostrada. Negli anni diverse hostess straniere hanno finito per subire violenze o peggio per essere uccise brutalmente, facendo salire a galla il problema e piazzandolo ben davanti agli occhi del governo, che avrebbe così iniziato a muoversi per sgominare queste attività illegali. Nel 2007 infatti sarebbero iniziate diverse operazioni sotto copertura atte a combattere il fenomeno dall'interno, causando la chiusura di svariati club e l'espulsione dal paese di molte ragazze straniere. Nel 2009 è stato poi fondato il Kyabakura Union, un sindacato dedicato interamente alla salvaguardia delle hostess, che avrebbe permesso ad oggi alle ragazze straniere di operare nel settore in tranquillità, ma solo se cittadine giapponesi o se in possesso di un visto legale di matrimonio. Sebbene quindi questo lavoro sia stato reso più sicuro per chi lo svolge a livello di tutele, c'è ancora un problema rimasto irrisolto, quello legato alla salute, dato che il vero problema sta nel rapido deterioramento delle condizioni di queste hostess. Se già l'accettare di intraprendere rapporti sessuali con sconosciuti al di fuori di un ambiente protetto come quello del locale non fosse già abbastanza rischioso di per sé, l'alto consumo di alcol a cui sono sottoposte queste ragazze ogni sera porta inevitabilmente ad un rapido tracollo, spesso associato anche ad un invecchiamento precoce, dimostrando che questa soluzione non può essere adottata come ideale per mettere da parte dei risparmi. Ma immagino che arrivati a questo punto sorga spontaneo un dubbio. In una società prettamente patriarcale come il Giappone, dove si colloca invece la ricerca del piacere e del compiacimento femminile? Ed è qui che arriviamo al secondo argomento di oggi, ovvero la controparte maschile degli hostess club, gli host club. Giustamente, l'intrattenimento serale non può essere interdetto alle donne, nemmeno in una società che tende ancora oggi a tenerle ai margini più esterni, ed è proprio qui che questa attività ha trovato terreno fertile. Gli host club pullulano di bei ragazzi tra i 18 e i 25 anni, con nomi inventati tratti da manga, film o altre opere famose, vestiti in completo e con tagli di capelli alla moda, che si impegneranno con tutti loro stessi a soddisfare ogni richiesta delle loro clienti e le faranno sentire desiderate per tutto il tempo che avranno a disposizione. Ovviamente, come nella loro controparte femminile, le attenzioni e le belle parole serviranno soltanto a catturare l'attenzione della cliente di turno, che andrà inevitabilmente a distogliersi dalla quantità di alcol che le viene versato nel bicchiere. Gli host, infatti, ancor più delle hostess, giovano molto dal far bere all'inverosimile le loro clienti, dato che il loro stipendio deriva quasi interamente dalle commissioni sugli alcolici che riusciranno a vendere nell'arco di una serata, offrendo bottiglie pregiate che possono arrivare a costare anche un bel millino come ridere, delle quali la cliente berrà solamente uno o due bicchieri, lasciando al ragazzo l'onere e l'onore di finirla alla goccia. È proprio per questo che solitamente questi locali sono considerati di fascia un po' più alta, e di conseguenza vengono frequentati da donne abbienti, spesso anche sposate, che cercano negli host le attenzioni che non riescono più ad ottenere dai loro mariti, che magari nel frattempo si trovano proprio nell'hostess club accanto per fare baldoria. Capita infatti spesso che queste donne finiscano per affezionarsi ai loro eleganti host, che con il loro abito elegante e le buone maniere diventano subito un oggetto di desiderio. Solitamente nell'arco di una serata le clienti passano il loro tempo con diversi ragazzi, che ruotano periodicamente e lasciano il loro biglietto da visita qualora volessero richiamarli, in modo da non perdere la priorità acquisita. L'ambiente è estremamente competitivo e gli host vivono il loro lavoro come una gara a chi riesce ad aumentare maggiormente la sua popolarità. Una costante battaglia a colpi di stile e di bottiglie pregiate. Ovviamente in maniera figurata. Difficilmente vi capiterà di entrare in un host club e trovare i ragazzi che si prendono a bottigliate di Dom Perignon. E ho detto difficilmente. Più un host è quotato, più verrà richiamato. E più verrà richiamato, più bottiglie riuscirà a vendere in una sola sera. Quindi è nel loro interesse cercare di essere l'amante che tutti i clienti di Playlover Academy sognano di diventare. Gli host club incoraggiano addirittura le clienti a dichiarare la loro preferenza all'uscita, in modo da poter decretare una sorta di classifica degli host ed essere consapevoli della loro importanza all'interno del locale. Proprio per raggiungere la vetta e guadagnare quanto dei magnati del petrolio texani, alcuni host arrivano ad accettare proposte indecenti delle loro clienti. Così come per le hostess, all'interno del locale non sono tuttavia permesse interazioni sessuali, e così anche in questo caso il tutto si svolge in un love hotel. Se mai dovesse andarmi male con YouTube, sappiate che aprirò un love hotel nei pressi di Kabukicho. Mi sa che vista la concentrazione di host e hostess club ci sarà parecchio lavoro da fare. Se qualche anno fa il boss degli host era il bel Naoki, oggi è salito alla ribalta Roland, un 26enne che riesce a guadagnare anche 42 milioni di yen al mese.
circa 320.000 euro, tanto da essersi aperto il suo host club a Kabukicho, chiamato Platina Club, e io ho appena realizzato di non aver capito un cacchio della vita. In ogni caso, sebbene anche qui vediamo come dei fuoriclasse riescono a portarsi a casa i soldi che forse guadagnerò da qui alla mia pensione, vale lo stesso discorso delle hostess. Le abnormi quantità di alcol scolate ogni sera finiscono inevitabilmente per stroncare questi ragazzi, che arrivano a 30 anni con il fegato di un alpino. A quanto pare la fama non è tutto. E voi cosa ne pensate? Ritenete che questo mercato avrebbe successo anche in Italia? E no, giuro che non ve lo sto chiedendo per un'indagine di mercato. Però se lo ritenete interessante fatemi sapere in che zone vorreste che aprissero locali del genere. Detto ciò, il video di oggi si conclude qui. Io vi ringrazio per avermi seguito e mi auguro che vi sia stato utile per scoprire un altro angolino del velo che ricopre la particolare cultura giapponese. Vi ricordo quindi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e se vi gira di venirmi a trovare anche sul profilo Instagram per dei confronti un po' più diretti. Vi ricordo inoltre che sono attivi gli abbonamenti del canale e che abbonandovi potreste non solo aiutare il progetto a crescere, ma avrete anche accesso alla mia fascinosa community, dove organizziamo in continuazione dei fantastici nomikai per spaccarci tutta la notte. In descrizione inoltre potete trovare il link per acquistare il favoloso merch del canale, quindi mi raccomando, non perdetevi le bellissime felpe e magliette dello shogunato e sfoggiate anche voi il vostro Daruma in ogni occasione. Io la mia l'ho dovuta cambiare perché stavo iniziando a sudare come un cammello, qui dentro non funziona l'aria condizionata e io ho i fari puntati negli occhi. A questo punto a me non resta come sempre che darvi appuntamento al nostro prossimo episodio, che sarà, diciamo, abbastanza diverso dal solito. Allora ci vediamo al prossimo video per fare altri due passi insieme nel paese del sollevante. Un saluto!